Oh, buongiorno! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti ragazzi, benvenuti alla quarta reaction dello zappatore e la zappatrice, cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Ok? Ma prima di iniziare ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere la like, attivare la campanellina, commentare, condividere, insomma, quello che fate sempre, quello che dovreste fare sempre, ma non lo fate mai, tranne che per alcuni, ok? E saluto anche alcune delle protagoniste di questo show che alcune volte me commentano, me scrivono: ciao, vi voglio tanto bene, mi siete proprio simpatiche, eh? Con questa faccia da paraculo che la dico. Va bene, ci vediamo tra poco, anzi tra poco. Iniziamo adesso la quarta reaction dello zappatore e la zappatrice, cioè il contadino cerca moglie. Oh, iniziamo! Al risveglio diciamo che mancava qualcuno in camera. Ieri sera siamo andati a letto molto in allegria. Poi stamattina ci siamo accorti che c'era qualcuno nel letto sbagliato. Che cosa? No, aspetta, aspetta, cioè qualcuno nel letto sbagliato, cioè? Non da Sara. No, vabbè, no, non ditemi niente, non lo voglio sapere cosa è successo in quel letto. Lo sapevo, quel ha solo un significato. È brava Sara, brava. C'è avviso le sempre. Prima tocca. Buongiorno. Sì. Attenta, che detercarcio. Va bene? Sì. Ero molto schizzinosa, eh. Sì, è un po' toschizzinosa, però te devi abituare, E io voglio portare te a mare. Oh, mo se ne vanno al mare, se ne vanno, si fa una bella passeggiata, eh. Dai, vediamo. Bronzetto al mare, magari un po' di vino, un prosecchino. Che non scatta il bacio? Certo che scatta. Poi tocca vedere se gli piace, perché come bacio io, insomma. Vabbè, qua siamo un po' troppo sicuri, eh. Ho un'idea, Martino, vai tu a aiutare Sara di là, giriamo io e mi disse il latte. Lo volete voi? Guardate. Guardiamo. Se a 36 mi fate un fischio. No, attenzione Martino, attenzione, non fa ste cose! Non mi guardare che mi sento in imbarazzo. La peppina. Sto facendo il mio lavoro, sono molto concentrata. Promossa, ti ha detto tua mamma, al lavaggio delle padelle del latte. Brava, almeno lavora ogni tanto. Tu stai tirando la corda, tiri la corda, poi la corda si spezza. La corda si spezza e il marinaio la giusta. Qua stiamo un po' facendo innervosire le ragazze, eh? Dove è andata Sara? No. Non l'hai vista? No. Come lei? Ma che è scappata? Cioè è andata via Sara? Dai! Saretta! Dove sei andata? È andata al bar? Sì, è andata al bar a piazza, no, uno spritz in aperitivo. È attaccato giù? No, non è attaccato giù, ho fatto tutto il tempo. Ho fatto tutto il tempo. È attaccato giù. Sì. Ah, lo sapevo. Hanno rovinato il formaggio. Chili e chili di formaggio buttato. Io ho detto, non glielo far fare. Già, sono andata a casa a piedi. No, vabbè, cioè quello si è fatto i chilometri, si è fatto mezza nebbia e tutto, quella stava sotto al lavandino. Allora, oggi c'è un compito importante da fare. Vai. Lo faranno due di voi, un'altra viene con me. Oh, oggi le facciamo lavorare. Che faranno? Oggi è il primo giorno che escono le caprette al pascolo. E quindi le guarderanno Valentina e Martina, la simpaticona. Oh, e dai, e l'altra dove vanno? L'altre? Quindi che fanno con l'altra? Che fa con l'altra? Bellissimo. Ah? Bello. Sono contenta perché sapeva che io avrei apprezzato questo tipo di posto, che per me sarebbe stato speciale. Ah, ecco, si è portata Rosaria un po' in giro così per fare la passeggiata così, eh. Beh, effettivamente la stava un po', diciamo, mette da parte la stava, quindi brava Michele, bravo. Io non è che non ti do attenzione, io a te già ti ho capita, è una bella cosa. Sì,
Ah, vabbè, l'ha capita. E quindi? Scegli, no? Grazie. Ti fidi o no? Sì. Ma speriamo. Non mi raccomando, ingannata da volte. Qua c'è pure l'abbraccio tenerone. E quindi che si fa? Fa un lavoro di fino. Vedi se. Attenzione che te la potrei anche dare sui piedi. Piano, piano, piano. Oh, che bello, sono a zappare, brave, lavorare. Questa è una ceppata di castagni naturale. E io sto da castagni, gli voglio far fare i marroni. Sì, vorrei che si parlasse di altro, perché i primi giorni mi sta bene. Se abbiamo quei due minuti in cui siamo io e te, cioè, non lo so. Eppure tu c'hai ragione, cara. Eppure tu c'hai ragione. Michela, ritorniamo all'altalena. Con me, però. Con te? Sì. Oh, mo se ne vanno all'altalena. Ma quella c'ha le vertigini, si manda a porti. Sei pronta? Oddio, aspetta, eh. Piano, però, eh. Almeno una cosa l'hai fatta giusta. Beh, oddio. Dire così non è che sia proprio il massimo. Non mi baciare perché ho l'herpes, te lo dico. Che ti te bacia? La porterai a vita. Non mi baciare, ma che senso? Te la porterai a vita, sappilo. No, no, attenzione, piano, che sono molte pile l'herpes. Sì, dai, però, eh. Signora, i limoni, signora! Non mi sono controllato, diciamo così, sono lasciato un po' andare. E parte in terza battuta il nostro carissimo Lorenzo che va... di lingua, bravo, bravo Lorenzo. Mo ne toccano le altre due, no? Abbiamo imbottigliato le birre. Come procede il lavoro? Bene. Oh, stanno a imbottigliare birre, bravo. Che poi siamo tutti una bella bevuta. Cin. Questo è il momento topico, sì, del birraio. È la cosa più bella. La soddisfazione. È la soddisfazione. Oh, belli imbriacati. Sì, sì, così. Dagli de birra. Io sono qua per lui. Cioè, non ci deve essere Tizia, Kai, sempre. No, ci deve essere Elisabetta. Lui deve avere gli occhi solo ed esclusivamente per me. Glielo dite voi che ci stanno altre due persone insieme? Che vogliono la stessa cosa? Io però adesso sono un po' più tranquillo. Come sei te, no? Sei tranquillissimo. Non mi mandi neanche a fare il c***o oggi. Jessica mi guarda. Questa cosa mi piace. E soprattutto non te manda a fare in culo, come hai detto tu. E questa è la cosa principale. Sai che ci sarà la bufera dopo, no? Perché? Ma... capisci a me? Attenzione, qua parlano in codice. L'hanno visto che ci cerchiamo. Che ti cerco? Non sto scemo, non ci cerchiamo. No, ci cerchiamo. Fa la bufona. Mi ha imbarazzato che non mi è capitato da 20 anni. Qui sta nascendo qualcosina. In questo momento mi sento un po' più avanti rispetto alle altre. Più che altro perché vedo Marco che ha sempre un po' quell'attenzione in più verso di me. Vabbè, buono. Bravo a Marco, intenditore. A te sembra giusto che io tutte le sere cucino per queste persone qua? Mi dissocio perché hai sempre qualcosa da dire. Hai rotto il c***o. Qua pure si accendono gli animi, dai però. Per me puoi stare anche tutto il giorno a pancia all'aria, ma non venire a rompere le balle agli altri. Ma io non rompo i c***o a nessuno. Certo che hai rotto i c***o agli altri, perché se tu cominci a fare frecciatine, mi fai girare le palle anche a lei. Sì, Elisabetta, sì. Wow. Ti piace? Direi. Te crea portata al mare col panorama. Faccio fatica all'inizio ad aprirmi perché le emozioni mi spaventano. Cioè, io ho rischiato la vita. Quindi di lì ho capito che comunque avevo bisogno di rialzarmi. Vabbè, buono, almeno si è confidata, si è iniziata ad aprire un po'. Sei felice? Sono felice, te l'ho detto. C'è un zerrito per cavolo. Attenzione! Signora, i limoni, signora! Olè! E va di doppietta! Bravo, bravo! È stato bello perché è stato naturale, poi è stato un bacio vero.
Eh sì, hai ragione, è stato naturale. Bravo, di doppietta de limone. Oggi mi cucinate voi, io non faccio un cavolo. Perché di solito invece fai il tanto. Io mi accomodo, buon lavoro. Ok, com'era il numero? Ah sì, 118. Pronto, sì, è un'ambulanza per Michele. Sono una che comunque va con calma, nel senso che proprio mi lancio addosso. E quindi... Attenzione, attenzione, stanno uscendo le frecciatine. Ci tengo tantissimo magari anche ai valori, queste robe qua, quindi... Bene, che se lo bacio la prima uscita sono una z***a. Ecco, gliel'ha detto. Beh. Andando avanti con i giorni sento che aumenta un po'... un pochino di assio, perché comunque tutti ci stiamo affezionando tanto e tutte lo vogliamo allo stesso modo. Eh beh, certo, certo, tutte, mo piano piano con un po' perune, dai, alla fine. La femmina è come la castagna, bello da fuori e entro tutto magagne. Che cosa? Bello fuori e dentro invece sono tutto intrigato, tutto in un beccio. Questo le castagne, quando tu rumugni le castagne, come si dice in italiano? Scorci le castagne. Oddio, non è che si dice proprio scorci, però vabbè, vai avanti. Questo che poi dentro c'hanno quell'altra pellicina che si infila tutta. È difficile a sbucciare la castagna. Sì. Ah, tu dici le donne sono come le castagne, che è difficile da capirle. Ci siamo dati un bacino. Oh, evviva. Ah, proprio così l'ha detto, proprio pam, spiattellati in faccia proprio. Nella guancia. Nella guancia. Da ora cambiamo discorso. Prenditi la responsabilità delle tue azioni, scusa. Brava. Mo si deve pomiciare Diana De Limone con le altre due. Posso non dire niente? Porella, si vede che questa ci tiene, dai, peccato però. Cioè, infatti ho pensato che è giusto che questo cammino lo faccio solamente con due persone. Che cosa? Ma perché si può fare sta cosa? Sia chiaro, io sono arrivata qua con degli obiettivi, no? Tipo era quello di conoscerti. Nel video messaggio che hai mandato hai raccontato tutt'altro di quello che volevi dire. Attenzione, eh! Cioè, giustamente questa sta difendendo perché... Io vado a prepararmi la valigia, non c'è bisogno che ti sforzi. Oh, quindi abbiamo la prima eliminata, ma non sapevo se potesse fare, Te ne stai andando, spero. Sì, me ne sto andando. Perché? Perché sono stata eliminata. Sì, sei stata eliminata, certo. Devo metabolizzare la cosa, non me l'aspettavo. Paura, Non mi aspettavo, vabbè, che scegliesse Sara piuttosto che Angela. Beh, sai com'è, Sara... C'è stata la notte nel letto. Da oggi cambia tutto. Ma qualunque cosa sarà, io so che non mi arrenderò. Brava Sara, brava. Mai arrendersi, brava. Ma io ci intimidisco un po'. Sì? Intimidisco un po'. Sei una ragazza di presenza molto... Molto... sì. Tu sei quella che veramente ti sei guadagnata di essere qua. Tu devi essere solo fiera per quello, perché mi hai stupito veramente. Dai, è una cosa bella però, Al di là di come vada, io ci vado a casa contenta. Però, hai capito Sara, sei tutta bella tirata a lucido. E così la prima eliminazione è già avvenuta, ma non sarà l'unica. Presto li obbligheranno a delle scelte sofferte e inaspettate. Ah, quindi più avanti, cioè tra poco, tra qualche puntata, ci saranno altre eliminazioni. Però non sapevo si potesse fare sta cosa che durante sta giocando dici, senti, vattene a casa. Però peccato, mi dispiace un po', mi dispiace questa. Però alla fine una deve scegliere, non è che può avere l'arem di tutte. Alla fine una si sceglie. Però vabbè, dai, oggi bella puntata, oggi ci sono stati quanti limoni? Una di quello e l'altro di coppa, due, di cui uno è nuovo era, vedi, bravo. Anzi, bravi a tutti quanti, bravissimi. E va bene ragazzi, oggi finisce così la quarta reaction dello zappatore, la zappatrice, cioè il contadino cerca... moglie, ok? Ci sono stati alcuni litigi in più, alcune parole forti che sono volate
E vabbè, a noi ci piace questo, eh? Bravi. E allora, ci vediamo ragazzi alla prossima puntata dello Zoppatore e la Zoppatrice. Ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, condividere, insomma, quello che dovete fare sempre, ma non lo fate mai, non mi stancherò mai di dirvelo, fatelo, eh? Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!